Il Signore vi dia pace. Nell'annunciare che il Regno dei Cieli è vicino, nel nome di Gesù lo Spirito Santo parla al nostro cuore. E oggi, in questo primo giorno della novena dell'Immacolata, lo Spirito Santo mi ha, mi ha ispirato, mi ha messo in cuore questa parola. La mia sorte è custodire le tue parole. Bella questa cosa, mi è proprio piaciuta stamattina. La mia sorte è custodire le tue parole. È quello che si è sentito dire in qualche modo la Madonna. Infatti, la Madonna è presentata come colei che custodiva tutte le parole nel suo cuore. La mia sorte è custodire le tue parole. Allora, qual è la prima cosa meravigliosa che ci insegna stasera lo Spirito Santo attraverso Maria e la sua vita? La tua sorte non è fa una brutta fine. La tua sorte non è essere condannato o condannata. Maria è passata per tutte queste cose. È stata probabilmente, no? In qualche modo calunniata e ha visto il figlio morire, ma ha sempre custodito nel cuore questa verità, che la sua sorte sarebbe stata la stessa sorte del figlio, e cioè quella di risorgere. La mia sorte è custodire le tue parole. E quindi la fine che noi dobbiamo fare è la stessa fine di Gesù, che è quella di vincere tutti i mali che Gesù e Maria hanno incontrato nella vita. Questa è la prima cosa importante anche per fare il battesimo Spirito Santo. A che cosa serve lo Spirito Santo? Ce lo dice Maria. Quando dall'inizio della vita di Gesù, quando la Madonna ha detto "Non conosco uomo, com'è possibile?", l'angelo gli ha risposto: "Scenderà su di te lo Spirito Santo, ti coprirà con la sua ombra". Allora, la prima cosa che ti insegna lo Spirito Santo attraverso Maria è che levati dalla roccia che fai una brutta fine. Perché la Bibbia dice che noi siamo chiamati, predestinati addirittura dice, ad essere a immagine di Gesù. Gesù ha vinto tutte le condanne, tutte le malattie, la morte, ha vinto tutto. Allora, se noi siamo predestinati a essere a immagine sua, dobbiamo fare come lui, pure a noi ci aspetta questo. Infatti Maria, che sapeva questo, e lo sapeva in particolare per fede, è andata avanti e ogni volta che vedeva un dolore, era come se nel suo cuore dicesse: "Non è questa la mia sorte, questo è un momento di passaggio. La mia sorte è vincere con mio figlio". Infatti, la sorte definitiva di Maria, la Madonna, è stata assunta in cielo, ha vinto su tutto come il figlio. Non è che è rimasta, tra virgolette, delusa o in qualche modo Dio l'ha ingannata. Questo è molto importante. Allora oggi il primo dono che ti fa e ci fa la Madonna è proprio questa parola. Comincia a liberarti da tutti quei pensieri e quelle cose che ti vogliono far credere che tu farai una brutta fine, che non sarai capace di realizzarti in nessun modo, che non ci sarà nessuno che ti potrà mai liberare, che non ci sarà nessuno che ti potrà guarire, che non ci sarà nessuno, insomma, che sei un condannato, una condannata. Invece non è così. E questo lo vediamo sia nelle piaghe di Gesù, che le abbiamo viste, no? Maria le ha viste prima sanguinanti e poi le ha viste luminose, gloriose, senza più dolore. Quindi lo vediamo sia nelle piaghe di Gesù
ma lo vediamo anche nel cuore di Maria. Infatti, noi abbiamo visto che il cuore di Maria a un certo punto è stato trafitto insieme con la morte del figlio, ma poi col figlio è risorto. Allora, questo è molto importante, è il primo proprio dono che il Signore desidera fare questa sera. E la seconda cosa che il Signore desidera, che mi mette in cuore proprio di annunciare, è una cosa meravigliosa che ho letto in questa enciclica scritta da San Giovanni Paolo II, che si chiama Salvifici Doloris. E ve leggo tutta l'enciclica, non vi preoccupate, no? Vi dico soltanto la cosa, non dico finale, ma una cosa che a me mi ha fatto, quando ho letto ho detto, oh mamma mia, cioè io una cosa del genere non l'avevo mai letta da nessuna parte, cioè uno spettacolo proprio. E dice, lui dice, prima tutta l'enciclica spiega il senso della sofferenza e quanto è importante la sofferenza offerta con Gesù. Insomma, è una meraviglia questa enciclica. Ma a un certo punto, io mentre leggevo, però sentivo come qualcosa, come lo Spirito Santo che mi metteva in testa, ancora non sono arrivato proprio al punto, però. È meravigliosa, però mi sa che mi aspetta qualcosa ancora di più grosso mentre leggo. Allora, sentite che meraviglia. Nel programma messianico di Cristo, che è insieme il programma del Regno di Dio, e potremmo dire che è lo stesso programma di Maria, la sofferenza è presente nel mondo per sprigionare amore, per far nascere opere di amore verso il prossimo, per trasformare tutta la civiltà umana nella civiltà dell'amore. Allora, che significa questo? È una cosa bellissima, perché altrimenti sembra che Dio è contento delle sofferenze. Sembra quasi che è contento di vedere la gente soffrire. Invece, perché è presente? Perché Dio permette le sofferenze? Per sprigionare l'amore. Cioè, dovunque c'è un dolore, la domanda da farsi è non perché ci sta questo dolore, perché tanto quella domanda alla fine non risolvi niente con quello, ma domandarti: quale amore manca in questa situazione? A quale amore Dio mi chiama in questa situazione? Quale opera vuole far nascere nuova che risponda a questo dolore? Voi sapete che Madre Teresa era una suora delle suore di Loreto, insegnava a scuola in India, ormai aveva dei voti perpetui, e un giorno si è incontrata con questo lebbroso. Quando ha visto quella sofferenza e poi quando vedeva che tutti i lebbrosi in qualche modo venivano abbandonati in punto di morte e così via, quel dolore, lei non ha cominciato a dire, ma Signore, ma perché permetti questi dolori e perché, Signore, no. No, la domanda che è nata in cuore era, da quello che poi ha fatto, quale amore qui ci vuole? A quale amore Dio mi sta chiamando? E lì è nato un ordine nuovo, le missionarie della carità. Ma è nato da un dolore visto. Il Papa dice una cosa meravigliosa, dice il buon samaritano, cosa succede davanti alle sofferenze? Il buon samaritano, nella parabola si dice, due persone videro il malcapitato, videro e passarono oltre. Il buon samaritano vide e provò compassione, e da quella compassione è nato l'amore che l'ha poi portato a soccorrere tutto quanto. Allora ricordatevi che la sofferenza non ha senso, la sofferenza è brutta, è inutile che stiamo a fare tutti i fiocchetti, la sofferenza è brutta. Tant'è vero che se io tutti dico, ma la sofferenza a volte, ah sì, senti, tu prova all'ospedale e la persona ti dice, senti, io ho un tumore. Che dici, tu vivi a posto mio?
Non so quanti risponderebbero: guarda, io ti voglio così bene proprio che muoierei io. No, la sofferenza è brutta. San Francesco di Sal dice: la sofferenza presa in se stessa è come i serpenti dei maghi d'Egitto. È un serpente, ti fa senso, è brutto, è brutto e basta, perché è mancanza di salute. Poi dice invece: messa nelle mani di Dio diventa il bastone di Mosè. Ma non perché è bella, ma perché Dio è grande. È la sofferenza unita a quell'amore che viene trasformata, ma è l'amore di Dio che la trasforma. Allora ecco, ogni volta che c'è un dolore, una sofferenza nel mondo, Dio ci sta chiedendo di sprigionare un nuovo amore che viene da Lui, che è lo Spirito Santo. Perché la Madonna è stata concepita per opera dello Spirito Santo, nel senso è nata senza peccato in questo senso, no? Poi perché ha concepito Gesù in Spirito Santo e perché non è mai stata toccata dal peccato, è rimasta sempre santuario dello Spirito Santo. Perché? Perché solo lo Spirito Santo gli poteva dare quell'amore, che lui è lo Spirito Santo, praticamente amore, per vincere e trasformare tutti i dolori che avrebbe incontrato in carità, in amore. E finisco dicendo questo. E leggendo questa enciclica e stasera guardando a Maria, appunto, e anche al battesimo di Spirito Santo che si farà il 7 sera, se Dio vuole, e ho compreso una cosa che mi ha tanto colpito. Sapete quando un dolore è guarito? Io magari vi avrei risposto: una malattia è guarita quando uno se ne va a malattia e sta in salute, no? E vabbè, certo, no? Ma ho scoperto una cosa importante leggendo questa enciclica, per questo è importante leggere i documenti dei papi e della Chiesa, perché la Chiesa è maestra, c'è poco da fare, no? I dolori guariscono quando diventano amore. Poi anche salute e tutto il resto. Ma se io recupero la salute e poi caratterialmente sono peggio di prima, sono ancora più intrattabile di prima, di quando ero malato, che ti ha guarito questa salute? Ti ha guarito il corpo? Vabbè, ma non ti ha guarito come persona, però. La ricordate che ogni dolore per guarire deve diventare amore, deve sprigionare l'amore, come dice qui. Quando un dolore è diventato amore, allora è guarito. Questo è il primo dono che ci fa Maria ed è il primo segreto del suo cuore che ci rivela stasera. Perché la Madonna può pregare per tutti i dolori, ottenere tutte le grazie, onnipotente per grazia e tutto quello che sappiamo? Perché tutti i suoi dolori l'ha trasformati con Gesù in amore, in perdono, in tutto quello che sappiamo che Cristo e la Chiesa ci insegnano anche oggi in tutti i modi. Allora ecco, continuiamo questa messa, il dono che chiedo questa sera, porterò tutto nelle mani di Maria come vi ho detto, ma io chiedo che tutte le persone che ascoltano se avessero qualche dolore, scenda stasera per intercessione di Maria lo Spirito Santo e apra una via anche dove sembra che non ci sia. Perché non c'è dolore che non può essere trasformato in amore. Ecco perché San Paolo dirà: nulla ci può separare dall'amore di Dio, nella tribolazione, nell'angoscia, nella persecuzione. Perché quando un dolore è trasformato in amore, è vinto. Ciò che vince i dolori è l'amore, l'amore di Dio, lo Spirito Santo. E finisco dicendo quello che diceva Padre Pio. Lui, quando fece la casa sollievo della sofferenza, disse: sì, i medici benissimo, e le medicine, tutto quanto, ma ricordatevi che ciò che guarisce è l'amore, cioè Gesù.